importantissimo e ricchissimo perché qui si monacavano soltanto le fanciulle di nobile famiglia e anche qua serviva la dote. Ma attenzione, la dote necessaria per la monacazione era più leggera, meno onerosa per la famiglia di quella necessaria per lo sposalizio. In più lo si poteva pagare a rate, poi sapete, ogni tanto le rate si potevano saltare oppure ci si dimenticava. Insomma, la manica in monastero con la dote era più larga. Ma poi la cosa importante per la famiglia che in pratica obbligava la figlia a farsi monaca era che la figlia non potesse mettere al mondo figli legittimi, eredi che potessero presentarsi a reclamare una parte del patrimonio familiare intaccando il patrimonio stesso. Le storie, se ricordiamo i Promessi Sposi, ricordiamo i bellissimi capitoli dedicati a Gertrude, alla monaca di Monza, le storie le conosciamo, i maneggi per indurle a monacarsi, li conosciamo bene. Era un convento di clausura, come tutti i conventi femminili. Bellissimo il portale gotico che dà verso San Provolo, poi avevano un portale che dava, che dà ancora oggi su Riva degli Schiavoni, con tutte le minacce, con chi in quel luogo sacro compiva atti che non erano consoni. Però era una clausura molto chiacchierata e le monache di San Zaccaria, in parte sì, qualcuna con vocazione sincera, ma in gran parte le definiremo così, monache di Monza, le monache di San Zaccaria erano famose per la loro licenziosità. Ed ecco allora che vi mostro un famoso quadro di Francesco Guardi che è a Carezzonico, lo vedete un po' scuro ma si riesce comunque a capire, che è il parlatorio delle monache di San Zaccaria del nostro monastero benedettino. Ed ecco allora che è giorno di ricevimento e sono arrivati i parenti a in visita e le nostre monache con le educande compaiono dietro le grate. Ma proviamo a guardare bene. Al di fuori c'è un po' di festa, e sì, c'è anche il teatro dei burattini per i cuginetti, per i nipotini. C'è lo spazio anche per il mendicante, mentre si bevono le nuove bevande venute alla moda, il caffè o il cioccolato. E si ricevono anche i doni, così se di notte in cella te vien voglia di un cioccolatino e di un dolcetto, è sempre lì a portata di mano. Ma provate a guardare bene queste monache. Vi ricordate nei Promessi Sposi che Gertrude era strana nel suo abbigliamento, perché teneva la vita stretta, si vedevano uscire i capelli da sotto la benda, mentre la regola avrebbe richiesto che i capelli fossero rappati a zero. Guardatele un po', sono monache un po' strane, avete visto che scollature? Avete visto le pettinature alla moda? Alcune sono educande, ma alcune sono monache. Sono queste le monache di clausura, provate a guardarle. E qui mi chiedo, ma l'abito fa la monaca? Perché guardate che scollature stanno esibendo con i parenti. E il vestito era solo un indizio poi della vita che conducevano. Ecco, qua a Venezia anche tra le monache troviamo un'eccellenza, un primato, ancora oggi famoso, che è Arcangela Tarabotti, che vive nella prima metà del Seicento. Si chiamava Elena Cassandra Tarabotti, era la primogenita di una famiglia benestante e numerosa, però sembra che fosse zoppa e quindi avessero deciso per lei il destino del monastero anziché quello del matrimonio, e l'avevano messo in monastero a Sant'Anna. Un monastero è verso San Pietro di Castello, molto più modesto di San Zaccaria. Si fa, prende le vesti e i voti e diventa suona arcangela tra il 1620 e il 1623. Ma la obbligano a farsi
a farsi monaca. E lei, monaca per forza, scrive, è la sua forma di libertà e di ribellione, dentro le mura del monastero di Sant'Anna, dove crescerà e morirà, scrive opere che ancora oggi sono tradotte in molte lingue, e soprattutto scrive una trilogia sulla vita delle monache, una trilogia coraggiosissima di denuncia. Anche Angela Tarabotti è considerata una femminista ante litteram. Di questa trilogia la prima opera è La tirannia paterna, così l'aveva intitolata all'inizio, e l'aveva pubblicata con uno Galerana Barattotti per non essere riconosciuta. E poi è stata ripubblicata postuma, dopo la sua morte, con il titolo della semplicità ingannata, dove mette in evidenza che le monache sono in realtà, a parte alcune che hanno la vocazione sincera, come degli uccellini innocenti che il padre con la sua potesta sprende nelle reti e chiude per sempre in una gabbia. La seconda opera è L'inferno monacale, che lei dedica alla Repubblica affinché intervenga, e a certi padri, avete capito di che padri si tratta, come il suo, come quello di Gertrude, dei Promessi Sposi, del principe dei Promessi Sposi. E dice che i mali principali sono appunto l'autorità paterna, che schiaccia e impedisce la volontà dei figli, il problema della dote, che spinge il padre a sacrificare la figlia dentro le mura del monastero, e lo squallore della clausura, e denuncia che lì a Sant'Anna addirittura patisce anche la fame, non la fanno neanche mangiare. E qua vi ho messo un piatto quasi, quasi vuoto. E pensate alle modernità di queste parole, sembrano scritte veramente oggi. Lei, siamo nel 1600, reclama per la donna dignità nelle sue, e quindi libertà nelle sue scelte, il diritto alla sessualità, al lavoro e alla indipendenza. Sembrano parole di oggi? No, sono di una veneziana del 1600 che pagava però con la clausura in Sant'Anna, forzata e non voluta, questa sua mancanza di libertà. La prima opera che venne pubblicata mentre era in vita era Il paradiso monacale, dove racconta che ci sono anche le monache che hanno le vocazioni, e dove lei confessa a Dio le sue colpe. Ma alla fine, se andate a leggere il libro, si scopre che l'unica colpa è che lei si rifiuta di indossare l'abito. È una monaca di clausura, ma va via vestita in tutt'altro modo. Allora io, per vendicarla, a 4 secoli di distanza, ve l'ho messa in minigonna. Guarda che roba! Toh! Viva l'Arcangela! Ti metto in minigonna, ti do questa soddisfazione. E poi un'altra opera, la sua ultima opera, che si intitola Che le donne siano della specie degli uomini, difesa della donna, per rispondere a un altro libretto contro le donne del 1647. E qui la nostra Arcangela Tarabotti proclama con sicurezza che le donne hanno l'anima. Ci resta una terza... Siete pronti? Entriamo in bordello. Ci resta...